Eccoci con Angelo Turchini, professore dell'Università di Bologna. All'interno dello stand di San Marino c'è una bellissima mostra intitolata 100.000 fratelli. In che cosa consiste? Il titolo prende, diciamo, lo spunto dal fatto che durante la Seconda Guerra Mondiale, nel momento in cui si intensificano i bombardamenti, nel momento in cui arriva la linea gotica, da tutta Italia, soprattutto dalla Riviera Romagnola, da Rimini, ma anche da Forlì, anche da Pesaro Urbino, da Arezzo, oltre 100.000 persone scappano dalla guerra e cercano rifugio nell'ospitale Terra di San Marino. Si tratta naturalmente della cifra massima raggiunta nel momento massimo della tensione, quindi diciamo fra l'agosto e il settembre del 1944. Però è un dato di fatto che i sfollati d'Italia nella terra della Repubblica già ci sono alla fine del 43 e all'inizio del 44, e San Marino ospiterà ancora per molti mesi dopo la fine, diciamo, della guerra nelle zone vicine, a decine, almeno un numero di persone pari alla sua popolazione, che era di 15.000 abitanti. Con loro divide tutto quello che hanno, le razioni di pane, la casa, i letti, tutto quello che era possibile, diciamo, viene dato, voglio dire, e naturalmente viene preso da popolazioni in fuga dalla guerra. E da questo punto di vista è diciamo, un dato oggettivo che ci fu un atteggiamento di grande solidarietà, di grande ospitalità nei confronti di persone che fuggivano da una enorme tragedia, che è quella che vede la distruzione delle case, vede la distruzione praticamente di tutto, per non dire anche naturalmente dei morti civili che ci sono durante la Seconda Guerra Mondiale. Quindi è un momento di grandissima solidarietà e che poi viene percepito come tale al momento e viene anche ricordato. Io stesso ho i ricordi di bambino con i miei genitori che raccontavano dell'ospitalità sammarinese, e sino a tutte le scuole elementari mi portavano a festeggiare non solo la festa della Repubblica Italiana, ma anche la festa della Repubblica di San Marino. Invitiamo tutti quindi ad andare allo stand di San Marino a conoscere questa bellissima mostra. Grazie professore.